I'm sorry if I seem uninterested, or I'm not listening, no, I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. Prosegue il viaggio della moda con Vittorio Longoni, moda e arte. Sì, prosegue il nostro viaggio che ormai sta per arrivare al termine. Questo è il penultimo evento del nostro progetto La Tenda Experience e oggi siamo qua con un grandissimo artista che è Helidon Gigia e il marchio Tribantin. Un artista che davvero è conosciuto in tutto il mondo. Sì, assolutamente, abbiamo avuto già un sacco di presenze di persone che sono venute a vedere l'esposizione che abbiamo fatto e veramente un artista top. L'esperienza dello shopping, l'esperienza della moda e l'esperienza anche di provare emozioni con l'arte. Sì, ma questo era un po' il senso di tutto il nostro progetto, era giustamente dare attraverso le vetrine delle emozioni e raccontare chi siamo attraverso non soltanto la moda, ma attraverso anche una selezione di artisti che ci hanno accompagnato durante questo percorso. Le tue donne che vengono in negozio, che cosa hanno acquistato di più? Ma intanto devo dire che hanno acquistato di più e questo è il messaggio più bello, il segnale più bello, perché vuol dire che c'è un po' più di serenità anche in giro. Devo dire che comunque anche l'Expo alla fine si è sentito, noi abbiamo avuto un passaggio maggiore di stranieri, notevolmente maggiore. E che cosa vendiamo? È difficile anche qui dire, un po' di tutto come sempre. Noi non vendiamo i brand. E cerchiamo di vendere anche noi un sogno, che è quello di vestire al meglio la nostra donna e farla sentire bene e che si possa riconoscere attraverso le nostre proposte. Il rapporto magico che c'è tra l'arte e la moda ce lo svela l'artista, insomma, che quest'oggi ha animato con calore ciò che di solito invece è qualcosa di freddo. Questo materiale che ci accompagna, lo troviamo spesso nella vita quotidiana, noi lo troviamo in primo impatto freddo, ma in realtà non è freddo, è un materiale che ci vuole molta energia a farlo e sostiene interamente un'energia pazzesca, di luce e di espressione. Tocca all'artista plasmare la forma attraverso la luce. Ho sempre odiato staticità, ho sempre comunicato attraverso l'arte vita, energia. L'arte è una grande forma espressiva di quello che siamo dentro. Oggi che cosa raccontano queste opere che sono qua in vetrina? Oggi raccontano che la moda e l'arte hanno lo stesso significato, perché i stilisti riescono a vestire con le opere d'arte i personaggi e grazie a loro aiutano molto a tirar fuori la personalità delle persone, la loro libertà di pensiero, il carattere e quello che anche l'arte esprime, proprio la realtà in cui vive la società, che viene trasformata poi in opera d'arte. Tu hai un grande passato, insomma, laureato all'Accademia di Brera, adesso le tue opere andranno alla Biennale. Esattamente, in questo momento io mi trovo nella Biennale di Venezia, che mi sono presentato con un'opera di oltre 4 metri, di un iceberg, che è stato girato e portato da tutte le parti di Venezia, di trasmettere, di dare come messaggio che il mondo si sta inquinando con questo discorso di inquinamento. Io sono un figlio d'arte, ho avuto questa fortuna di vivere interno a uno studio, un laboratorio, quando mio padre creava già queste composizioni immensi, e sono stato nutrito d'arte, di colore, di immaginazione, di libertà, che è quello poi che ho espresso e continuo a esprimere sempre. Oh Lord of mercy, I'm begging you please, I'm feeling drained, I need love. Dynamo Camp è un camp di terapia ricreativa per bambini affetti da gravi patologie croniche. Noi ospitiamo circa 1300 bambini l'anno sulle colline pistoiesi nel nostro camp. È un grandissimo piacere stare qui in mezzo a delle persone fantastiche che hanno portato dei capi meravigliosi per l'asta, e soprattutto ringrazio l'artista di fama mondiale come Helidon Gigia, che è stasera qui con noi, che ci ha permesso di avere veramente un gran lustro
per la nostra associazione. When you hold me, when you touch me, it's so powerful.